Buonasera da Rimini, benvenuti al Meeting 2021 da Enrico Castelli. E da Massimo Bernardini, buonasera. Allora, oggi il titolo della nostra serie Il lavoro che verrà diventa plurale perché ci occupiamo dei lavori che verranno. Insomma, il nostro sguardo va verso il futuro. Un futuro però che è già cominciato, perché la pandemia ha infatti in qualche modo accelerato processi che erano in atto già da molto tempo. Vi faremo vedere come sta cambiando l'agricoltura, come saranno gli uffici del futuro. Entreremo in uno dei centri di formazione per tecnici, proprio quelli che combattono gli hacker informatici, insomma. Ma volendo però affrontare queste tematiche, noi come sempre vogliamo soprattutto porre delle domande, non abbiamo ricette e risposte immediate per tutto. Come affrontare le sfide del domani? Quali saranno le competenze necessarie? Che qualità di lavoro ci aspetta? E insomma, siamo pronti a questi cambiamenti? Vi proporremo proprio su questi temi tra poco un'esclusiva tra due personaggi molto importanti fatta apposta per noi. Allora, prima il parterre dei nostri ospiti. Mi collego con la professoressa Sabina Nuti, rettrice della Scuola Sant'Anna di Pisa, una delle eccellenze del nostro sistema universitario. Benvenuta. Buonasera, benvenuta. Grazie di avermi invitato. Allora, Roberto Tommasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Buonasera. Mario Mezzanzalica, prorettore dell'Università Bicocca di Milano, ma fra i curatori del rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, di cui spesso in questa settimana abbiamo fatto riferimento, uso in questi giorni. Allora, proprio da questo rapporto, dal vostro rapporto, viene una tabella che ci dice quanto stanno cambiando le esigenze delle imprese rispetto alle professionalità che ricercano. Vediamola insieme. Allora. Professor Mezzanzanica, mi pare di capire che ai primi posti, come prevedibile, insomma, ci sono, come dire, professioni legate al digitale, no? Però mi colpisce una cosa. Appena impiegato di assicurazione, assistente sociale e un po' più giù cassiere. Voglio dire, cosa significa, professore, che queste presenze, insomma, voglio dire, cloud computing insieme cassiera? Significa sostanzialmente che tutte le professioni sono intaccate da fattori di cambiamento. Noi abbiamo analizzato la variazione delle competenze richieste negli ultimi 5 anni e ciò che ci ha colpito è vedere che certamente le professioni digitali sono dentro un grandissimo cambiamento, ma nel contempo un po' tutte le altre professioni, come quelle da lei citate poco fa, stanno cambiando significativamente nella domanda delle imprese. In particolare, ciò che le sta facendo cambiare è una richiesta legata alle cosiddette soft skill o character skill, come si è detto in questi giorni, quindi l'adattabilità al cambiamento, la responsabilità, la capacità di seguire i clienti e le competenze digitali. Anche per queste professioni diventa sempre più importante imparare degli strumenti digitali che possono aiutare a innovare il loro lavoro. Grazie professor Mezzanzanica. Allora veniamo alla prima parte dell'intervista che vi avevamo preannunciato, un'intervista molto densa, quindi l'abbiamo, ci siamo permessi di dividerla in due blocchi. Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, ci ha un po' rubato il mestiere, per la verità quello di giornalista era il mestiere di suo padre, e ha intervistato per noi in esclusiva Roberto Cingolani, attuale ministro della transizione ecologica, ma per ben 15 anni direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, quindi uno dei più avanzati punti di riferimento della ricerca scientifica in Italia, quindi un punto di osservazione interessante per capire dove va il mondo. Sentiamo l'intervista. Il nostro tempo è un tempo della tecnologia che pervade ogni momento della nostra vita. Per attraverso c'è il timore di perdere i dati tipici della cultura umanistica, i valori umani e così via. E poi il terzo verso che mi interessa molto è come fanno i ragazzi e le famiglie a capire quello che ci vuole, quello che serve per domani. Tu cosa pensi? Adesso, oggi si dice che la gran parte dei lavori che ci saranno fra 40 anni noi ancora nemmeno li conosciamo. Quindi è uno sforzo veramente di proiezione al futuro molto complessa. Il World Economic Forum 2-3 anni fa
ha fatto una lunga analisi con le più grandi aziende del mondo, chiedendo sostanzialmente quali fossero i fattori limitanti per lo sviluppo, e tutte le grandi aziende hanno messo al primo posto, abbondantemente al primo posto, con un peso di 60-65%, il fatto di non capire in tempo utile i cambiamenti irreversibili che stanno avvenendo in seguito alla tecnologia, che è un po' paradossale, perché queste, molte di queste aziende sono le stesse che il cambiamento lo producono loro, no? Quindi se ci pensi è impressionante. Allora qui uno deve cominciare a pensare, probabilmente gli artigiani rimarranno, perché i lavori non di routine, sia mentale, insomma, l'architetto, l'ingegnere, e non di routine, manuale, quelli serviranno sempre, anzi forse si impreziosiranno. Dove c'è il valore dell'individuo, della persona? Sì, dove c'è il valore che nemmeno l'intelligenza artificiale ti aggiunge, o perlomeno l'intelligenza artificiale te lo può aggiungere, ma ad un costo talmente elevato che, per essere molto chiari, l'idraulico ti costerà sempre di meno del robot capace di decidere che ti viene ad aggiustare, certo, il bagno. Ecco, insomma, l'impresa deve valere la spesa. Un conto è andare su Marte con robot intelligente, un conto è aggiustare un elettrodomestico. Dopodiché spariranno, anche con una certa rapidità, molti dei lavori di routine, sia manuale che cognitiva, e questo già lo stiamo vedendo, e lì sono decine di milioni di posti, se pensi all'Europa, che al momento non è chiaro con cosa vengono rimpiazzati, però nasceranno delle esigenze. Pensa al memory manager. Noi avremo un problema di fare il management della memory memoria. Cos'è? Ma immaginati il fatto di dover cominciare a gestire diversi cloud, diversi sistemi di memoria. Immaginati il manager della gestione integrata dell'energia, no? Cioè te comincerai ad avere nella rete tante forme di energia completamente diverse, rinnovabile, gas, e roba con continuità e discontinuità diverse. Quindi sono profili che oggi non esistono e che andranno pensati. Immaginati l'ingegnere dei materiali di nuova generazione. Probabilmente faremo gli organi umani, diciamo, gli organi vitali, con tecnologie come la 3D printing, no? Quindi l'architettura dei materiali di nuova generazione. Queste cose oggi non esistono e vanno create. Persino il sistema formativo non è pronto a costruire queste figure. Rettrice Nuti, buonasera. Allora, il ministro Cingolani dice che molti dei futuri lavori non si conoscono neppure, ma allora, a causa proprio della velocità della tecnologia di oggi, ma allora l'università come si sta attrezzando, secondo lei, per stare al passo con queste esigenze che diventano sempre più impellenti? Io credo che l'università ha davanti una sfida difficilissima. Perché? Perché diciamo che fino ad oggi è tendenzialmente rimasta arroccata intorno a quello, al concetto che io chiamo, no, la lottizzazione dei saperi, no? Cioè i saperi si dividono in settori scientifici disciplinari ben chiari, dove c'è una comunità di professori che segue l'avanzamento di questi saperi. Questo modo di affrontare il futuro è un modo molto vecchio, che tende a non creare quella famosa interdisciplinarietà di cui abbiamo bisogno per poter essere pronti a ipotizzare e creare lavori che oggi non ci sono. Dobbiamo essere fortemente creativi, capaci di ascoltare e di capire le diverse interazioni che ci possono essere tra i diversi mondi del sapere. E quindi credo che l'università è chiamata a fare una rivoluzione enorme nel modo con cui viene affrontato il processo formativo. È ancora troppo legata al sapere di chi insegna e non al processo di apprendimento dell'allievo che frequenta l'università. Quindi credo che abbiamo bisogno di fare un grosso salto. Penso che il PNRR da questo punto di vista ci aiuti molto a ragionare in termini di problemi e di aree di ricerca, e non più in settori scientifici disciplinari, che rischiano di essere veramente una sorta di suicidio e di un processo sbagliato proprio nel modo con cui dobbiamo preparare i giovani del futuro. Grazie, Rettrice. Una sfida per l'università, una sfida per il mondo delle imprese. Roberto Tommasi, lei è alla guida da 18 mesi del gruppo Autostrade. Dopo la tragedia del Ponte Morandi, è impegnata a riprendere in mano questa società, 70 anni di vita, una delle infrastrutture più importanti che ha collegato, insomma, il nostro paese, un paese un po' complicato anche dal punto di vista proprio dei collegamenti. 3.000 chilometri di autostrade, quasi 9.000 dipendenti. Allora,
Come state accettando questa sfida del futuro al vostro interno? La nostra è una sfida nella sfida, perché come ricordavo giustamente, veniamo da un momento complesso di una società. Ricordo sempre che la nostra è una delle infrastrutture più complesse al mondo. Credo che per tunnel siamo i secondi solo alla Cina, vista la dimensione della Cina, e siamo quelli che gestiscano la rete più complessa in uno dei territori più complessi. Stiamo trasformando la nostra azienda, partiamo da una condizione che lo dicevamo prima di errore, cioè quando si ha la percezione dello sbaglio si ha anche la possibilità poi di ripensare al proprio futuro con grande determinazione, perché è una condizione essenziale per la sopravvivenza dell'azienda. La nostra è un'azienda che non fa solo la gestione dell'infrastruttura, ma realizza anche nuove infrastrutture molto, molto complesse, e questo è un preservare del sapere, ancorché tradizionale, fondamentale, perché per poter realizzare strutture così complesse ci vuole sapere. Questo sapere deve essere un sapere diffuso. Abbiamo investito moltissimo in una società che si chiama Movion, che è tutta la parte tecnologica, perché riteniamo che la digitalizzazione dell'informazione sia parte della strategica del viaggio, e il viaggio al di fuori anche del sistema autostradale, ma anche nel sistema cittadino. Riteniamo che sia altrettanto fondamentale la creazione del rapporto con il cliente, per questo abbiamo creato un'altra società che si chiama Free2X, che serve proprio a gestire il rapporto col cliente, e serve anche a far sì che quel tipo di, diciamo così, di viaggio sia un viaggio sostenibile. La sostenibilità e la digitalizzazione sono le due condizioni fondamentali. Per poter sostenere questo sapere ci vogliono saperi diffusi, complessi, diversi tra di loro. Con competenze nuove. Ci vogliono competenze nuove, bisogna preservare quelle esistenti, cioè bisogna stare attenti a non pensare che ci vogliono solo competenze nuove, ma le competenze nuove sono una condizione fondamentale per poter immaginare. Ogni tanto facciamo la battuta interna in azienda: non avremmo mai immaginato che dopo 2 anni di lavoro saremmo stati così diversi da come siamo oggi. Ogni tanto proviamo a immaginare come saremo tra 2 anni, se riusciamo a mantenere questa velocità del cambiamento che abbiamo mantenuto in 18 mesi. Grazie Tomasi. Allora andiamo avanti nel nostro percorso. Dopo i fatti successi alla Regione Lazio è diventato, salta agli occhi di tutti, insomma, la necessità di specializzarsi ulteriormente nella cosiddetta cyber security, cioè una delle professionalità che ci consente di vivere tranquilli nella trasmissione dei dati. Gianluca Carini è andato per noi al centro di formazione della società Leonardo, Gruppo Leonardo, a Chieti, uno dei luoghi più avanzati da questo punto di vista. Vediamo il servizio. Tutti sono potenziali bersagli, aziende ma anche governi e istituzioni. È il fronte della cyber security, quello su cui molti sistemi mostrano le proprie fragilità. Ed è una questione globale. Investire in infrastrutture però non basta. Nella guerra contro i pirati informatici un ruolo chiave lo gioca la formazione. Come Leonardo lavoriamo molto nella formazione, soprattutto formazione continua verso gli operatori, perché la minaccia cambia in maniera repentina e c'è bisogno di aggiornare gli operatori continuamente per far fronte a queste nuove tecniche di attacco. Leonardo è una delle società leader nel mondo nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza. Siamo qui a Chieti, nel centro di eccellenza della cyber security, per parlare con Aldo Sebastiani, il suo responsabile di formazione e cyber security. Investiamo molto in nostre tecnologie e abbiamo creato le piattaforme di Cyber Trainer e Cyber Range. Il Cyber Trainer è una piattaforma che permette di fare percorsi personalizzati per i vari operatori della cyber security, mentre il Cyber Range è una piattaforma che permette di realizzare, virtualizzare scenari reali e generare degli attacchi in maniera tale che gli operatori si possano effettivamente esercitare. Qui si lavora incessantemente perché le strategie dei cyberpirati sono in continua mutazione. Proteggere i dati, però, non è l'unico campo di azione di Leonardo. Leonardo non fa formazione solo sulla cyber security, ma anche sulle altre aree dove opera l'azienda, nei settori di sicurezza, difesa e aerospazio. E siamo leader internazionali nei servizi di addestramento, sia civile che militare, per i piloti, gli operatori, i manutentori e gli istruttori.
ma l'impegno è anche quello di sviluppare nella cittadinanza una cultura scientifica. Uno dei pilastri del piano di sostenibilità di Leonardo è la promozione della cittadinanza scientifica, per portare valore non solo all'azienda ma anche ai cittadini e ai territori in cui opera, ed è parte integrante del piano strategico B-Tomorrow Leonardo 2030. Finora sono stati coinvolti 37.000 studenti in Italia e negli Stati Uniti, oltre a 46 istituti italiani con il progetto di crowdfunding Leonardo per la scuola. L'impegno alla formazione riguarda tutti, giovani e adulti. Insomma, piattaforme per autostrade fuori dal casello, piattaforme per la cyber security. Professor Mezzazzanica, lei studia i cambiamenti del mondo del lavoro, no? Ecco, come questi. Nella vostra ricerca avete analizzato gli annunci di lavoro sul web, giusto? Pubblicati dalle aziende. Ecco, come sono cambiate le competenze richieste? Quali sono le tendenze che stanno emergendo? Beh, parto dai dati per evidenziare alcuni aspetti significativi. Il primo è quello che abbiamo analizzato 270 professioni e 270. Più. Abbiamo associate a oltre 2.600.000 annunci di lavoro negli ultimi 5 anni in Italia. E questo è una cosa abbastanza interessante, perché quello che abbiamo fatto è cercare di capire come nei 5 anni sono cambiate le competenze richieste per queste professioni. E la cosa estremamente interessante è creare le condizioni per conoscere queste variazioni, che sono state significative per tutti. Partiamo da un indice che va dal 14% minimo a un valore del 100%, come prima è stato rappresentato nella prima diapositiva. E allora, quali sono i fattori che stanno, o le famiglie, i gruppi di competenze che stanno muovendo questo cambiamento? Perché 5 anni sono pochissimi per vedere cambiamenti così rilevanti. E i fattori principali sono sostanzialmente due, e cioè il digitale, che sta penetrando e permeando tutte le professioni, con i diversi aspetti del digitale, dalle competenze più tecnologiche avanzate a quelle più di base, come l'utilizzare un computer, utilizzare dei fogli elettronici, imparare a leggere dei dati, analizzare dei dati, alle cosiddette competenze trasversali, soft skill o skill personali, quindi l'adattarsi al cambiamento, la responsabilità, la creatività. Sono competenze che stanno diventando sempre più rilevanti da parte delle aziende per scegliere il proprio personale, per ingaggiare il proprio personale. Per arrivare a una sintesi, la cosa che colpisce di più è che questo è una sfida enorme per la formazione del futuro. Perché, come si diceva all'inizio, non si sa quali saranno i lavori del futuro. Sì, certo, alcuni nuovi stanno venendo fuori con significatività, come cloud computing, i data scientist e tante altre attività nel mondo del digitale. O, come abbiamo visto prima, però si stanno trasformando anche le professioni più tradizionali. La cassiera da cui siamo partiti. Certo. Ecco, allora, se questi due driver diventano fondamentali, cioè una cultura del digitale e le competenze digitali, e la crescita delle competenze personali, il tutto dice sostanzialmente che le aziende stanno cercando delle personalità sempre diverse, che siano capaci nel tempo di adattarsi al cambiamento. E il cambiamento, o meglio, la velocità del cambiamento, credo che sia quello che oggi caratterizza il mercato del lavoro. E questa è una grandissima sfida per tutti, per tutte le istituzioni, che siano pubbliche o private, che fanno politica del mercato del lavoro, piuttosto che gli enti di formazione, le università e quant'altro. Chiaro. Ecco, quello che ci sta dicendo trova conferma nell'intervista che ci ha rilasciato Matt Siegelman. Matt Siegelman è l'amministratore delegato della Burning Glass di Boston, una società che da anni studia proprio l'evoluzione degli annunci, e torniamo lì, degli annunci di lavoro sul web, e con cui, fra l'altro, il professor Mezzazzanica lavora e conduce ricerche. Perché è interessante in questo caso guardare gli Stati Uniti? Vediamo. The pandemic struck
at a time when the job market was already seeing enormous change. La pandemia ha colpito in un periodo in cui il mercato del lavoro stava già affrontando un cambiamento gigantesco. Quindi è naturale porsi la seguente domanda. La pandemia ha dirottato il mercato del lavoro o le tendenze attuali continueranno? La risposta è quasi sempre nel mezzo. Ovunque si discuta sul divario di competenze, è facile che si tralasci l'ovvio. Il divario di competenze concerne le competenze individuali. La portata del problema dipende dal settore e dalle specifiche competenze interessate. Per esempio, le competenze richieste ai progettisti meccanici e ai programmatori informatici sono cambiate fino al 40% negli ultimi 10 anni. Altri impieghi, come i barbieri e le parrucchiere, non sono praticamente cambiati. La pandemia sembra aver accelerato il cambiamento in diverse aree. Capire quando e dove il cambiamento sta avvenendo è essenziale se dobbiamo trovare una risposta. I lavori che stanno cambiando più rapidamente sono quelli che noi chiamiamo ibridi, quelli cioè che mischiano e collegano competenze che un tempo raramente vedevamo nello stesso lavoro. Prendete ad esempio gli sviluppatori di app, un lavoro che non esisteva prima dell'invenzione dello smartphone. Uno sviluppatore di app deve essere un programmatore, ma deve anche avere competenze di design, competenze di marketing, di contenuti. Oppure prendiamo un direttore commerciale, un compito che chiede sempre più conoscenze di scienza dei dati, di database, di visualizzazioni e di dati e competenze imprenditoriali. Nessun programma tradizionale universitario insegna tutte queste competenze insieme. Quindi, da dove usciranno questi nuovi lavoratori? Se dovessi indicare un fattore che sta portando cambiamenti nel mondo del lavoro nel corso degli ultimi 10 anni, direi la digitalizzazione del mercato, il modo in cui il cambiamento tecnologico sta rimodellando il lavoro. Parliamo spesso di come la tecnologia crea o distrugge posti di lavoro, ma l'impatto di gran lunga più determinante è come cambia lavori già esistenti. 8 lavori su 10 di media qualificazione richiedono qualche livello di alfabetizzazione digitale. Eppure non tutti i lavori in tutti i paesi sono influenzati allo stesso modo. Queste differenze sono sempre importanti, ma sono cruciali quando osserviamo l'impatto dei lavori sostenibili. La digitalizzazione è prima di tutto una sfida per aggiornare le competenze, aiutando i lavoratori a fronteggiare il cambiamento e a restare attaccati ai lavori che hanno. L'economia sostenibile invece presenta una doppia sfida, un aggiornamento delle competenze e un rimodellamento delle competenze. Alcuni lavoratori saranno licenziati a causa della decarbonizzazione, dovranno quindi essere riqualificati. L'Italia verrà colpita da questo fenomeno, anche se l'estrazione e la produzione di carburante è un aspetto meno cruciale della sua economia rispetto ad altri paesi. Ma è importante non definire i lavori sostenibili in senso troppo stretto. I tecnici elettrici non fanno un lavoro sostenibile in sé, ma se avete deciso di installare pannelli solari o di investire in decine e centinaia di stazioni di servizio per veicoli elettrici, avrete bisogno di molti tecnici elettrici per far partire questa economia. Visto che sempre più lavori tradizionali vengono coinvolti nell'economia sostenibile, le persone che cercano di ottenere questi lavori avranno bisogno di essere formati sui carburanti alternativi, sui metodi sostenibili. Prendete gli ingegneri meccanici, per esempio. Li troverete in ogni industria automobilistica, ma visto che assistiamo a un crescente cambiamento verso i veicoli elettrici, questi ingegneri avranno bisogno di nuove competenze. Possiamo già notare come gli ingegneri di Tesla, per esempio, fanno un lavoro differente rispetto agli stessi lavoratori della General Motors e possiamo vedere nella Fiat i segni di questo passaggio verso le competenze elettriche e ibride. Un altro aspetto da ricordare è che i lavori sostenibili non sono necessariamente lavori tecnici o di livello universitario. Ci sono grandi opportunità in campi come l'installazione solare, per esempio. La domanda finale per i lavori sostenibili è la stessa che bisogna porsi per le competenze digitali. Stiamo investendo sulla giusta formazione? Questo determinerà il successo o il fallimento nell'adattamento al cambiamento. Lettrice Nuti, stiamo investendo, dice Siegelman, nella giusta formazione? Fare molto di più, non voglio sembrare pessimista. Ci può ripetere perché non si è sentito? No, dicevo, penso che dovremmo fare molto di più, non vorrei sembrare pessimista, però io credo che questa capacità di adattamento possiamo formarla nei giovani soltanto se mettiamo in campo nuovi metodi anche didattici e formativi. Noi siamo molto bravi a dare delle competenze di base, a dare i cosiddetti saperi, penso ai nostri ingegneri meccanici, sono veramente molto quotati a livello mondiale,
Ma per rispondere alle nuove sfide dobbiamo anche renderli capaci di essere flessibili, adattabili, capaci di vedere, di ascoltare, di interpretare il mondo che li circonda. Come si fanno a creare, a dare queste competenze? Penso che li dobbiamo mettere a contatto con una serie di opportunità anche di tipo esperienziali, anche in ambiti diversi da quelli su cui hanno costruito le loro competenze di base, soprattutto nella prima parte del loro percorso formativo, per accentuare la loro capacità di adattamento. Io penso per esempio agli allievi del Sant'Anna, che ormai da qualche anno, soprattutto quelli un po' più anziani, quando arrivano al terzo, al quarto anno, sono invitati a partecipare al progetto Merito e Mobilità Sociale, dove si prendono cura di ragazzi di alto merito con genitori non laureati che vengono da tutta Italia. Fanno delle cose completamente diverse, la chiamiamo la formazione integrativa, ma molti di loro mi hanno raccontato che alla fine della fiera, quando arrivano alla laurea, questo pezzetto di esperienza dove vanno a conoscere contesti sociali molto diversi, dove provano a capire che cosa vuol dire crescere in contesti così diversi da quelli in cui loro stanno studiando, è stato un pezzo della loro crescita fondamentale, qualche cosa che ha fatto per loro la differenza. Ecco, questo è un piccolo esempio, ma penso che dovremmo sforzarci di pensare che cos'è che può rendere un ragazzo super specialista, perché chiaramente abbiamo bisogno di solide competenze disciplinari, capace di adattarsi e di acquisire quel nuovo che permette di capire e di anticipare il cambiamento. Tommasi, lei annuiva durante l'intervista a Siegelman, e se questa è una sfida per l'università, cioè 18-25 anni, posso solo immaginare cosa rappresenti una sfida per un gruppo come il vostro, che da quel che mi diceva ha un'età avanzata decisamente superiore. Sì, domanda complessa, risposta non semplice. Certamente noi, dico solo i numeri, abbiamo assunto circa 1700 persone negli ultimi 2 anni, tenga conto che la nostra società ne ha circa 9000, contiamo di assumerne tra il 2021 e il 2023 altre 2900 persone, quindi stiamo trasformando la nostra società. Abbiamo un progetto di digitalizzazione dei processi interni che vale 100 milioni di euro, ci impiegheremo 2 anni per poterlo mettere a, diciamo così, a frutto al 100%, ma trasformiamo tutta l'azienda da un punto di vista digitale. È un'altra dimensione, perché le persone che sono all'interno dell'azienda cambieranno il proprio mestiere, non c'è alcuna possibilità di pensare che possano rimanere a fare lo stesso mestiere che fanno oggi. Quindi abbiamo una serie di dimensioni complesse, abbiamo i giovani che entrano in azienda, che devono essere messi da subito alla prova. Io credo nel sapere continuo, cioè il sapere deve essere coltivato, non può essere un momento formativo, l'università che si ferma per poi passare al mondo del lavoro, e su questo stiamo lavorando con i più importanti politecnici nazionali, per poter far sì che ci sia questo, diciamo così, scambio di saperi tra il mondo del lavoro e il mondo dell'università, e che la formazione sia un percorso continuo. Credo che la storia del paese sia una storia di eccellenze. I momenti in cui il paese effettivamente è cresciuto è quando ci sono state concentrazioni di saperi diffusi. Noi speriamo di poter aprire questa nuova fase nel nostro paese. Grazie. Allora, intanto chi guarda al futuro si attrezza, si organizza, studia, cerca nuove soluzioni, e le cerca anche, pensate, in servizi assolutamente tradizionali. Per esempio, è affascinante scoprire come dei giovani prendono iniziativa, riscoprendo proprio il coraggio di dire io, che è, come dire, qui al meeting è il titolo di quest'anno, nell'agricoltura, cioè forse nella cosa più vecchia dell'uomo. Guardate. App mi permette di, anche fuori dall'azienda, di rimanere sempre in contatto con i miei animali e di monitorare sempre la situazione. Soprattutto per me, quando studiavo all'università, mi ha aiutato parecchio, perché anche a distanza, anche a Milano, riuscivo a vedere quello che veniva fatto nella mia azienda. Quando eri a Milano ti mancava qui?
Eh beh, certo, il pensiero è sempre qua, perché loro sono la mia famiglia. Siamo a Solbiate, in provincia di Como, e questa è l'azienda tecnologica di Martina. Mi chiamo Martina, ho 26 anni e questa è la mia cascina, Cascina Martina. Ho perso il papà quando avevo 16 anni, questa azienda esiste da 3 generazioni e non ho voluto smettere. Qui sono cresciuta e qui voglio far crescere poi i miei figli. Sei un po' arruente. Ma il mio papà è una persona molto intelligente, secondo me, e che aveva un passo avanti rispetto agli altri. Siamo riusciti, oltre ad avere già il robot di mungitura che ci dava una gran mano, a poter avere un'app che comunque riusciamo a controllare anche a distanza quello che succede ai nostri animali, a poter avere una telecamera sulla sala parto, che è il momento più delicato della vacca, e ultimamente ha comprato anche questo sensore che rileva il momento del travaglio, perché il momento del parto è il momento più delicato, è fondamentale che vada tutto bene. Questo mese manca la 948 e la 957 a partorire. All'incirca noi abbiamo 5-6 parti al mese. Al fianco di Martina la mamma e il fidanzato. Insieme lavorano per produrre latte, uova, verdure che finiscono in aziende casearie del territorio. Fra app, robot di mungitura, pannelli fotovoltaici e telecamere, la tradizione agricola qui diventa innovazione. E quest'anno sono 10 anni che siamo qui e per noi è un grosso risultato. Mai mi sarei aspettata, infatti penso che se mio marito fosse qua sarebbe stato contento di vederci dove siamo arrivati. L'amore per gli animali me l'ha trasmesso mio papà, che era un veterinario, e quindi questo è il mio futuro, io ne sono convinta e lo spero con tutto il cuore. L'acquaponica è una pratica che unisce due sistemi, il primo è l'allevamento dei pesci in acquacoltura e il secondo è l'idroponica, ovvero la coltivazione in fuorisuolo. I pesci forniscono nutrimento per le piante lo assorbono e tornano l'acqua pulita per i pesci. E questa la pratica agricola che a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, Gianni Moretto applica nella sua azienda. È l'unica in Italia a produrre frutta, verdure ed erbe aromatiche con due tecniche, l'idroponica e l'acquacoltura. L'acquaponica in Italia è un sistema non particolarmente sviluppato, ma esiste. Il vero aspetto di unicità di questo sistema è abbinare un sistema di riscaldamento sostenibile, il quale è il termocompost, con il sistema di acquaponica. Un aspetto innovativo di questo sistema produttivo è la sua ideazione, che permette di rendere ogni singola componente, quindi le vasche dei pesci e i letti di coltivazione delle piante, è possibile renderli indipendenti. Quindi io posso, grazie a queste valvole, escludere una parte dell'impianto, fare manutenzione senza dover fermare l'intero impianto. Qui infatti non occorre molto terreno, non si zappa, non si irriga, i pesci forniscono il nutrimento per le piante e le piante in cambio depurano l'acqua per i pesci. Le verdure vengono posizionate su questi cestini. I cestini sono in galleggiamento e poi la pianta va a sviluppare questi apparati radicali che vanno a prelevare i nutrienti sostanzialmente e quindi ripulire anche l'acqua per il pesce. La cosa interessante, diciamo, di questo sistema è un orto ricomponibile, cioè io posso spostarlo, posso ricomporlo a piacimento anche per ottimizzare la gestione. Per darvi un'idea, la stessa quantità di piante che ci stanno su questa parte orizzontale, diciamo, ci sta anche nel verticale. L'idea dell'azienda nasce al fine di verificare se è possibile creare un modello sostenibile economicamente anche per aziende piccole, ovvero aziende che non dispongono di un'eredità familiare o di superfici adatte ad altri tipi di colture. Io ringrazio la collega Simona Gallo, perché io dell'orto ricomponibile proprio non sapevo l'esistenza, non so voi, ma insomma. Però mi interessa una cosa, mi piacerebbe una reazione di tutti e tre su questo. Parto dal professor Mezzanzanica, nel senso che parlava prima Tommasi di saperi diffusi. Diffusi fino, come dire, alla digitalizzazione delle mucche, mi viene, e dei pomodori con quel sistema fantastico che ci ha spiegato. Insomma, ecco, voglio dire,
Siegelman diceva che la sostenibilità rappresenta una doppia sfida: aggiornamento e rimodellamento delle competenze. Qui l'abbiamo visto. Come dire, esemplare da questo punto di vista, no? E questa è la sfida, cioè nel piccolo e nel grande. Mi interessa una reazione di tutti e tre su questa esperienza. Ma certamente questi servizi sono emblematici per cogliere che cosa vuol dire avere una integrazione di saperi e poterli aggiornare nel tempo e inventare cose nuove. Quanto prima diceva anche la rettrice Nuti, sulla capacità di adattamento dei saperi che vengono impartiti nell'università all'interno di un contesto organizzativo. Quando si entra in un contesto aziendale è evidente che lì bisogna mettersi, la sfida è ancora aperta. Ci sono due fattori che stanno caratterizzando, perché poi ci sono delle differenze sostanziali, come Siegelman diceva poco fa. Noi abbiamo davanti certamente dei giovani che hanno bisogno di crescere nelle competenze, sviluppare una esperienza all'interno durante il percorso di studi e capire che cosa vuol dire andare a lavorare. E quindi fare un percorso di crescita, si dice upskilling, rispetto a quello che sta succedendo e al nuovo che avanza, perché qui ci hanno testimoniato il nuovo che avanza. Certo. Dall'altra parte abbiamo il problema delle persone più senior, che hanno il problema di, si dice, reskilling, cioè di dover riaggiornare le loro competenze per affrontare le sfide dei cambiamenti dei lavori, perché ci sono dei lavori che, come si diceva poco fa, andranno a ridursi o, come Siegelman diceva, si tramuteranno, e quindi ho bisogno di un continuo aggiornamento delle competenze. Questo è fondamentale. Voglio chiedere alla rettrice, cioè, io non lo so se i due, mi pare di sì a occhio, dovrebbero essere laureati, perché per esempio lei parlava di suo padre veterinario, a occhio secondo me lei dovrebbe avere questa competenza, e l'altro dal tipo di spiegazioni che dava non mi sembrava, come dire, un improvvisatore. Ecco, ma l'università di fronte per esempio a piccole esperienze come queste, poi lo chiedo anche a Tommasi rispetto al livello aziendale, come reagisce? Può servire? Allora, assolutamente sì, infatti penso che le due persone che avete intervistato sono secondo me sicuramente laureate. La prima l'ha detto chiaramente, ha detto: quando ero all'università mi serviva le app per vedere che cosa stava succedendo a casa. E il secondo sicuramente, dalla competenza e con cui ha saputo spiegare la sua esperienza, sicuramente è una persona laureata. Quindi il tema prima di tutto è come facciamo ad aumentare il numero di laureati che in qualche modo possa iniettare nel lavoro anche più semplice o anche questa dose di creatività e di innovazione. Un altro tema che vorrei sottolineare è questo della digitalizzazione, no? Ecco, pensiamo molto spesso che abbiamo bisogno di più persone, di più ingegneri informatici o di informatici. Io credo che abbiamo anche bisogno di portare le tematiche e i saperi relativi alla digitalizzazione in tutti gli altri saperi. E questo è un altro tema. Un laureato di giurisprudenza cosa studia in termini di digitalizzazione? Che percorsi fa? È un economista, è un laureato in agraria. Ecco, penso che siano tematiche trasversali e dobbiamo organizzarci per poter permettere questo contatto con queste tematiche fondamentali. L'altro punto che vorrei segnalare è che l'esempio sull'agricoltura, il secondo esempio, è emblematico, no? Queste idee di combinazione e di formule imprenditoriali che possono trovare giovamento proprio da un mix di esperienze così diverse si riescono a mettere in piedi se creiamo delle opportunità di scambio fin dal periodo universitario. No? Noi siamo organizzati, prima avevamo le facoltà, adesso abbiamo i dipartimenti, molto spesso i ragazzi bazzicano poco compagni che fanno altri percorsi universitari. Credo che le università su questo devono lavorare di più, attraverso momenti per esempio di collegialità, momenti di supporto ad iniziative di scambio, perché è la comunità che poi può essere veramente la culla della creatività. Una battuta per Tommasi, cioè
queste cose sono possibili solo in realtà così piccole o una grande azienda è attirata da... Che fa ponti e gallerie. Cioè... non si vede. Si potesse mettere a posto una galleria... come loro mettono a posto le mucche o l'orto, non sarebbe male. Sarebbero un po' di code di meno, magari. No. Magari, certamente, con un po' di fantasia si può certamente migliorare, questo è certo. Io colgo dal filmato due situazioni. Sono due persone giovani, sono due persone che hanno una cultura dalla quale partono, sono due persone che tendenzialmente hanno rischiato. Di prendere una decisione, cioè noi dobbiamo portare, e questa della generazione del valore dell'ora lavorata è uno dei problemi che si pone in azienda, come quell'ora porto le persone e delego le responsabilità in modo tale che ci sia il connubio tra l'azione e la responsabilità di quello che uno fa. Noi dobbiamo investire moltissimo, è un problema anche culturale dei manager che gestiscono le società, affinché effettivamente si sposti la capacità decisionale anche nelle risorse giovani che entrano all'interno dell'azienda. Bisogna metterle alla prova, dobbiamo essere noi bravi a metterle alla prova. Grazie, noi passiamo a un altro argomento, perché tra una settimana non è più come un tempo, ma insomma tra una settimana di fatto le aziende riaprono la grande, si tornerà a scuola eccetera, proveniamo ai 18 mesi in cui la nostra vita è stata un po' tutta sconvolta, il lavoro da casa è diventato abituale, dopo vedremo capire anche se autostrade lasciate a casa gli operai o se li sta richiamando come stanno facendo grandi aziende, ma insomma negli ultimi tempi, dato che anche a livello internazionale tutti i grandi gruppi stanno cercando di richiamare i propri dipendenti negli uffici, mi ha incuriosito questo tema dell'ufficio, cioè come sarà l'ufficio del futuro, come questa pandemia ha cambiato lo stesso ufficio, lo cambierà. E quello che ho chiesto a uno degli amministratori delegati di uno dei più importanti studi di architettura di Milano. Sentiamo la risposta. L'ufficio seriale, l'ufficio per un po' l'ufficio pollaio ormai non ha più nessun senso. Le persone cercano anche un comfort che prima non avevano, e che in questo lavoro da casa hanno trovato la possibilità di essere concentrati, la possibilità di lavorare insieme solo se c'è bisogno. Quindi l'ufficio deve diventare, secondo noi, un menù di ambienti, offrire tante possibilità di generare stimoli diversi. E le aziende, che richieste vi stanno avanzando? Allora, le aziende chiedono di capire come, da un lato, come far ritornare le persone sul luogo di lavoro con quello che loro chiamano l'engagement, quindi l'ingaggio, la voglia di tornare, il desiderio di tornare a lavorare insieme, da un lato ci stanno chiedendo sistemi e tecnologie per consentire di lavorare da remoto, o anche sistemi di prenotazione dei posti di lavoro. Noi abbiamo messo a punto un'app che si chiama Desco, proprio per aiutare le aziende a prenotare i posti, a capire e avere un tracciamento. Quindi anche il tema del luogo di lavoro sicuro è un altro dei grandi temi. Non riesco a immaginarmi come sarà questo ufficio del post smart working. Ma le cose che stiamo vedendo, le cose più innovative, sono quelle legate appunto alle atmosfere. Noi abbiamo un'unità di ricerca da tempo che lavora sul tema delle neuroscienze dell'architettura e come quindi gli spazi possono aiutare a generare un certo tipo di emozioni. E questa è la tendenza verso cui si andrà. Spazi quindi per il lavoro insieme, spazi come le biblioteche, che da sempre sono spazi di lavoro comune, però con regole di silenzio e di attenzione reciproca, spazi di rilassamento, spazi dedicati anche alle attività, voglio dire, detto agile working, quindi con grandi lavagne, grandi sistemi tecnologici, grandi, secondo me, grandi sale dedicate. Su questo non abbiamo ancora trovato una soluzione che ci soddisfa, che dia l'esperienza della riunione in Zoom uguale all'esperienza fisica, soprattutto col modello ibrido che si sta delineando, voglio dire più o meno 3 giorni sul lavoro, 2 giorni a casa. Ci sarà sempre qualcuno in una riunione che è collegato via Zoom, e oggi come oggi c'è un forte sbilanciamento, chi non è presente fisicamente soffre di una certa distanza. Quindi ci saranno, secondo noi, sviluppi di tecnologie che cercheranno di riportare l'esperienza simile, sempre più simile a quella di presenza. Come evitare che la tecnologia soffochi quella possibilità di empatia sui luoghi di lavoro che spesso a volte è positivamente determinante? La parcellizzazione del lavoro da casa, l'individualizzazione del lavoro da casa, la solitudine che può portare il lavoro da casa, secondo noi è un tema che ha delle conseguenze sociali importanti, e quindi
l'idea di una comunità che perde il suo luogo di raccolta è secondo me un tema su cui dovremmo ragionare molto di più. E c'è secondo me una volontà in qualche modo di seguire una strada più facile, mentre questa pandemia ci ha insegnato che dobbiamo lottare magari con un po' più di fatica, fare una strada un po' più in salita, però disegnare insieme allo spazio una comunità che ci tenga uniti. Tommasi, state richiamando anche voi i dipendenti, ne avete ancora parecchi, se non sono letto male, dallo smart working in azienda o no? Sì, ne abbiamo ancora, specialmente sulla parte amministrativa, siamo a circa un 70% di dipendenti in smart working. Ah, 70%? Un numero elevato, tutti gli operativi ormai invece sono rientrati. Anch'io condivido, stiamo lavorando anche con lo studio per rivedere tutto. Rifarete anche voi gli uffici? Li stiamo rivedendo, però io direi la rivisitazione dello spazio di lavoro come generazione, la generazione dell'idea. La socialità è un fattore di generazione. Per prendere una buona decisione ci vuole normalmente una buona base dati, e la digitalizzazione credo che sia fondamentale, ma ci vuole anche una socializzazione della decisione. Una delle famose character skill, professor Mezzanzani, che noi continuiamo a usare questo termine inglese, ma sostanzialmente vuol dire anche questo, capacità di relazionarsi o no? Assolutamente sì. La cosa che mi ha colpito è che questo tipo di capacità di relazionarsi è fondamentale ormai in tutte le domande di lavoro. Adattarsi al cambiamento e relazionarsi con gli altri, le capacità di relazionarsi diventano i fattori principali della domanda di lavoro delle imprese. Quindi vogliono un personale che abbia anche questa capacità. Che abbia delle capacità di relazione. Non solo nei lavori, questa è l'altra cosa interessante, non solo nei lavori più, diciamo, portati alla relazione, ma anche nei lavori tecnici specialistici. Oggi chi... Prima la rettrice Nuti ha detto che bisogna superare le barriere che noi universitari, giustamente, insomma, siamo drammaticamente inchiodati nelle barriere degli settori scientifici disciplinari, e prima o poi speriamo che questa cosa finisca. Ma è evidente che la capacità di mettersi in relazione con gli altri si vede nelle figure tecniche specialistiche, faccio l'esempio delle figure dell'informatica. Nell'informatica oggi prevalgono le character skill, arrivano quasi al 40% rispetto alle competenze tecniche, un fatto che nella domanda di lavoro, un fatto che prima non succedeva assolutamente. Rettrice Nuti, però questi fattori non si possono insegnare neanche in università, neanche in corso post laurea, o sbaglio? Ma io credo che però possiamo mettere in campo una serie di contesti formativi dove le persone, dove i ragazzi possono imparare. Possiamo creare delle situazioni in cui i ragazzi possono imparare a comunicare, a stare insieme. La DAD per le università certamente è stata comunque una risposta, però una risposta certamente... non esaustiva, una risposta molto ridotta rispetto al ruolo che le università devono avere in termini formativi. Che cosa è mancato? È mancato il rapporto umano, il rapporto tra docenti e allievi e tra studenti, perché molto si impara anche grazie al confronto continuo con i pari. E questa è una cosa che è assolutamente importantissima, perché quando si dice che poi nel contesto lavorativo abbiamo bisogno di persone che sanno ascoltare, che sanno dialogare, che sanno comunicare, che sanno fare squadra. Se non lo fanno. Si impara a scuola e si impara all'università. Cioè, io credo che lavorare con uno scambio continuo tra colleghi, è un elemento che ha bisogno di momenti esperienziali per poter acquisire. Scusi, rettrice, ma voi al Sant'Anna ritornano adesso, nei giorni a venire? Arriveranno gli studenti di nuovo lì o anche lì da... No, il Sant'Anna non ha mai chiuso, perché è basato prima di tutto sul collegio, per cui gli allievi risiedono dentro la scuola, e non ha mai chiuso, e ritengo che questo chiaramente
è stato proprio un privilegio per i nostri allievi. I privilegi i vostri, ecco. Sì, è stata dura tenere aperto il collegio, perché i nostri casi di Covid li abbiamo avuti anche qua. E abbiamo le camere doppie, quindi non vi dico che problema è stato. Però sicuramente per loro è stato un privilegio. Io credo che per gli allievi, per gli studenti, per dire dell'Università di Pisa, di Firenze, eccetera, dove studiano poi i nostri ragazzi, insomma, questa DAD è stata molto molto pesante. Certo. E molti ha creato anche problematiche psicologiche. Allora, torniamo per concludere al dialogo fra il presidente Violante e il ministro Cingolani. Qui ci offrono alcune indicazioni preziose per chi sta proprio scegliendo il proprio percorso professionale. Insomma, consigli per genitori e studenti. Ascoltiamo. Però come fanno i ragazzi e le famiglie a sapere che cosa è utile che i loro figli facciano nell'ambito dei loro desideri per poter trovare un'occupazione adeguata e soddisfacente? Dove le imparano queste cose? Allora, intanto per impararle qualcuno dovrebbe averle codificate, classificate, scritte in un libro e insegnate. Questo non avviene, perché in questo momento, se mi consenti, persino l'insegnante, no? Ammesso che non concesso che dice un insegnante, sa come insegnare queste cose. La verità è che qui forse dobbiamo uscire dall'ottica che esiste un libro che ti dà delle linee guida da seguire. Questo è stato possibile finché tu avevi dei decenni per scrivere i libri. Certo. Ora non ce li hai. Certo. La verità è proprio questa. Allora, siccome noi non abbiamo i decenni per scrivere i libri, ora il punto fondamentale è creare le nuove generazioni con la mente preparata a cogliere l'innovazione. Quindi un apprendimento tecnologico permanente? È cognitivo il problema, cognitivo. Non è semplicemente di imparare. Noi veniamo da una civiltà in cui tu memorizzavi l'informazione, la processavi, la descrivevi, la analizzavi, scrivevi dei testi, le generazioni susseguenti studiavano questi testi, facevano tesoro e così ci sviluppavamo in maniera incrementale. Io penso che servirebbe un ministero del futuro, ma questo non è solo in Italia, Persino gli Stati Uniti, che sono sempre stati molto pionieristici in questo, hanno delle agenzie che fanno delle analisi, ma il futuro noi non lo trattiamo come un elemento essenziale della vita di una società. E il Chief Innovation Office, cioè il capo dell'ufficio dell'innovazione, dovrebbe essere il gruppo di persone, l'organizzazione, l'organismo che si occupa di analizzare il futuro. In questo modo può dare i segnali che poi vengono presi dal sistema formativo, dalle scuole, la gente cresce, non dico conoscendo i dettagli, ma sapendo che tipo di evoluzione c'è, e probabilmente in questo modo realizzi una società un po' più preparata all'innovazione. Dopodiché nessuno avrà tempo di scrivere un libro e spiegarti cosa succede, perché mentre lo scrive c'è qualcosa di nuovo che viene. Questo è il nostro destino. Secondo me Enrico si candida a Cingolani a fare il ministro del futuro. Io la vedo questa idea. Una bella invenzione, forse trova un nuovo posto di lavoro. Una velocissima, siamo in chiusura, un giro di tavolo come suol dire. Tommasi, condivide questa preoccupazione, anche lei nella sua azienda farà un responsabile del futuro. Io credo che in realtà i giovani devono scegliere per passione, ne sono sempre stato convinto. Se io torno dietro, quando ero giovane, non ho mai scelto per convinzione di quello che sarebbe stato il futuro, anzi di sicuro avrei sbagliato. Quindi secondo me un giovane deve scegliere per passione, deve sapere che il sapere è una condizione fondamentale e deve essere pronto nel tempo a cambiare il proprio sapere. Il rischio. Lettrice Nuti. Sono molto d'accordo con quanto è stato appena detto, anche secondo me bisogna scegliere per passione e aprirsi all'ascolto e al confronto continuo. Moltissime persone di successo, se andiamo a vedere la loro storia professionale, hanno avuto tantissimi cambiamenti, hanno iniziato il percorso pensando di fare il vulcanologo e poi si fanno l'agricoltore, oppure persone che sono partiti con determinati studi e poi si ritrovano a fare altro. Penso che la vita è costellata di storie di questo tipo, sono le più belle, sono le più emozionanti, quindi bisogna un po' lasciarsi andare a scoprire che cosa il mondo vuole da noi e che cosa noi possiamo dare al mondo. E questa è una bella considerazione, perché il professore, l'esperienza universitaria è fondamentale per immaginare, perché un giovane possa immaginare un futuro. Voi professore avete un'importanza, secondo me, anche come dire educativa e formativa centrale. Professor Mezzanzanica. Io credo che la conoscenza sia un fattore fondamentale, come è stato detto poco fa. Mettere a disposizione la conoscenza di ciò che accade sia fondamentale, perché oggi molto spesso nessuno sa cosa sta succedendo realmente.
come ha detto Cingoli. E quindi questo credo che sia un compito molto importante anche dell'università in relazione con le imprese per metterla a disposizione realmente di tutti. E il secondo aspetto però è che abbiamo visto anche nei talk che ho avuto l'occasione di vedere in questi giorni, è vedere questa capacità di imprenditività delle persone perché incontravano qualcuno che li suscitava di fare qualcosa di interessante. Qualcuno che li accompagnava in questo, certo. E questo accompagnamento credo che sia fondamentale, questa possibilità credo che sia fondamentale. Come si diceva recentemente, si tratta sostanzialmente di dar valore ai giovani e non imporre ai giovani qualcosa che noi vogliamo. A me ha sempre colpito che già nel 1998 un carissimo amico che insegnava da noi in università, che è stato il nostro primo preside di statistica, uscì su un testo con una frase molto interessante, Marco Martini. Disse: il lavoro non è più un posto, ma è un percorso, aggiungendo, tra occasioni spesso imprevedibili che bisogna saper cogliere. E il fatto che si possa avere dei luoghi dove si venga educati a questo o aiutati a cogliere questo tipo di posizione, credo che sia fondamentale per affrontare il futuro. Fa la differenza. Allora... è uno slogan che abbiamo ripetuto anche in questi giorni qui, perché ci sembra obiettivamente centrale, tenendo conto di quello che è emerso, sta emergendo in questi giorni, che secondo me sono di una ricchezza esperienziale, di contenuto veramente sorprendente. Massimo. Allora, siamo alla fine della puntata. Allora, grazie a Sabina Nuti, rettore della Sant'Anna di Pisa. Grazie di essere stata con noi. Grazie a Roberto Tommasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Grazie al professor Mario Mezzanzanica, prorettore dell'Università Bicocca di Milano. Domani Il Lavoro che Verrà torna con una puntata da questo titolo, PNRR e Lavoro. Quindi è chiaro di cosa parliamo. In diretta alle 19 in streaming sul sito del Meeting 2021, dove potete trovare in forma integrale tutti i nostri servizi, interviste, insomma... molto più ricco di quel che possiamo mandare in questa oretta serale, sul sito della Fondazione per la Sussidiarietà e sul sito di Repubblica. Gli ospiti domani sono Francesco Baroni, Roberto Garofoli, Pedro Silva Martins e Francesco Mutti. Ricordiamo che il Meeting, per sostenersi, ha bisogno del vostro contributo, una parte del quale quest'anno però sarà devoluta alla Welcome House di Kampala, Uganda, dove Rose Businghe accoglie bambini e ragazzi provenienti da situazioni difficili. A domani da Enrico Castelli. Massimo Bernardini, buona serata. A domani.